Allora, partiamo con il tema della diretta, che è quello della concorrenza. Come dicevamo, per chi ha un negozio di abbigliamento, il problema più ostico è proprio la concorrenza. Perché? Perché la concorrenza è poi quella, diciamo, che ci costringe a fare determinate azioni per il nostro negozio, azioni che sono del tutto sbagliate, come quella, ad esempio, di abbassare i nostri prezzi. Ma se non sappiamo come agire, che cosa fare per allontanare e sbaragliare questa concorrenza, quelle azioni che facciamo ci sembrano le più giuste, invece sono poi le più deleterie per il nostro negozio. Quindi, quando parliamo di concorrenza, dobbiamo innanzitutto identificare che tipo di concorrenza abbiamo, giusto, Esatto, Arturo? questo argomento ovviamente lo approfondiremo ancora di più nella masterclass, però vi anticipiamo che se in questo momento avete la difficoltà che un negozio simile al vostro vi sta facendo la vita impossibile, ed è questa una cosa che notiamo in praticamente tutti i nostri Certo. studenti. Dovete sapere che per poter smarcarti, sbaragliare questa concorrenza, dobbiamo identificare i tre tipi di concorrenza principali che abbiamo. La prima concorrenza è la concorrenza diretta, no? Che è quella concorrenza, è quel negozio, per Sì. farla semplice, quel negozio vicino al nostro che vende molte volte capi molto similari, con uno stile molto similare, o molte volte anche gli stessi prodotti, perché magari hanno lo stesso fornitore, ok? Quella è la nostra concorrenza diretta. Come ci difendiamo con questa concorrenza diretta? Beh, principalmente cambiando la comunicazione. Ed ecco perché questo sistema che vi condivideremo nella masterclass è molto importante, perché dovete sapere che molti e veramente tantissimi negozianti che trattano l'abbigliamento non comunicano sui social o hanno una comunicazione molto standard. Quindi il fatto che voi iniziate, a differenza di questo concorrente diretto, a comunicare in forma massiccia e soprattutto costante, creando un seguito, no? Perché l'obiettivo della Certo. comunicazione sui social cos'è? È questo che facciamo noi, no? Cioè darvi valore, ma non con l'obiettivo di vendervi sempre qualcosa, se no quello di creare un seguito. In questo momento siamo più Di di creare una 50, quasi community, 60 certo. negozianti su Facebook, siamo altrettanti su Instagram. Perché? Perché diamo valore, creiamo comunicazione e questo crea un seguito. Seguito che poi si convertirà in clientela, no? Questo è l'obiettivo Certo, fondamentalmente. il fatto di perché la comunicazione è così importante, perché la comunicazione prima di tutto, comunicazione sui social stiamo parlando, ci posiziona come degli esperti di settore, quindi facciamo capire ai nostri clienti che noi siamo affidabili, quindi che possono venire ad acquistare da noi perché ci intendiamo di ciò che parliamo, sappiamo di moda, di fashion e quindi loro possono ben fidarsi di ciò che diciamo. E inoltre, oltre a questo, un'altra cosa molto importante che ci permette di fare la comunicazione sui social è stabilire una relazione continua. Quindi, perché? Perché, come dicevamo poco fa, tra noi, tra il nostro negozio e la vita del cliente, c'è insomma, c'è appunto un abisso, no? Le persone sono molto indaffarate, sono sempre di corsa, quindi oltre alla concorrenza, che è un grossissimo ostacolo, c'è anche la vita delle persone. E se noi non ricordiamo continuamente al nostro cliente la nostra presenza, che noi siamo la scelta migliore per loro, beh, a un certo punto il nostro cliente rischia di essere attratto appunto dalla concorrenza. Quindi, se parliamo di concorrenza diretta, sicuramente la comunicazione diventa l'elemento Ma fondamentale. azzarderei anche dire anche la comunicazione in negozio, no? Perché noi che abbiamo a che fare con questo mondo dei negozi di abbigliamento, moltissimi per esempio non applicano le tecniche di visual per quanto riguarda le vetrine, no? Quindi se questo tuo concorrente fa le vetrine come le viene, no? Mettendo magari un sacco di roba perché pensa nella sua ignoranza che più merce metto e più vendo, il fatto di tu utilizzare una vetrina strategicamente posizionata correttamente, con i capi giusti, seguendo magari le direttive, no? Quelle che sono i Certo, dettami le delle tecniche. tecniche di visual, beh, di differenza sicuramente anche a livello di comunicazione visiva. Quindi tutto deve essere diverso a livello di comunicazione. Ecco perché il primo punto era quello di conosci il tuo nemico. E sì, e come nemico parlavamo proprio della concorrenza. Suona brutto, In questo del nemico, però è la verità. Cioè, il nostro cliente o compra da noi o
o compra dalla concorrenza, cioè, c'è una via di mezzo, certo, ecco, quindi... certo. Ed è importante distinguere quella che è concorrenza diretta, come diceva Arturo, quindi concorrenza a un passo dal nostro negozio, e quella che invece è concorrenza indiretta. E per concorrenza indiretta intendiamo i grandi marchi, l'e-commerce, che non sono vicino a noi e quindi magari non hanno anche gli stessi articoli, le stesse aziende che trattiamo, ma comunque parlano di moda e di fashion. Sono un'opzione in più per il nostro cliente, no? E come combattiamo questa concorrenza indiretta? Fondamentalmente facendo leva su ciò che questi grossi brand non possono fare. E cos'è quella cosa che voi, a differenza magari dei grossi brand, potete fare? Cioè quel valore aggiunto è l'esperienza d'acquisto. Sì, se vogliamo un po' la comunicazione visiva, perché dobbiamo, e non solo, perché dobbiamo lavorare sulla comunicazione visiva? Beh, innanzitutto per alzare il nostro valore percepito all'interno del mercato. Perché? Perché se non ci mostriamo come un negozio che è un contenitore di esperienza per il cliente, quindi dove tutto è armonico, tutto ha un filo conduttore che riporta al cliente target, il cliente preferirà appunto questo tipo di trattamento rispetto al nostro. Quindi il fatto di creare un negozio su misura per il cliente è il primo passaggio fondamentale per essere scelti. E poi quando parliamo di esperienza d'acquisto, beh, parliamo di tutto ciò che circonda l'acquisto, l'esperienza del cliente, ovvero anche come io tratterò il cliente all'interno del punto vendita, come approccerò al cliente, che cosa gli mostrerò, quale tipo di relazione riuscirò a instaurare. E accanto a questo, appunto, tutto ciò che riguarda il visual, quindi dalle vetrine che cominciano a comunicare con il mio cliente il che cosa tratta il mio negozio, per poi trasferirsi all'interno una volta che il cliente entra. E quindi l'attenzione che devo dare al visual, all'esposizione dei miei capi e anche al diciamo a tutto ciò che gravita intorno, e quindi il marketing sensoriale, la scelta del profumo giusto in maniera che il cliente, una volta che esce in negozio, si ricordi del mio negozio anche grazie al profumo. Quindi tutto un insieme di cose. Persino la musica che mettete in negozio può creare un ricordo positivo nella mente del cliente, e ogni qualvolta ha bisogno di un prodotto come il nostro, saremo noi il primo ricordo visivo che vedrà nella sua zona, insomma. Quindi che cosa può fare i grandi marchi? Lavorare sui grandi numeri. Noi, essendo più piccoli, possiamo lavorare su questi dettagli, no? I famosi dettagli che possono far sì che il cliente si senta non un numero in più, ma il re della giornata. Assolutamente, no? Assolutamente. Questo. E passiamo poi... Perdon, fare una... No, c'era Gloria che scriveva: non riesco ad iscrivermi. Per chi avesse qualunque problema tecnico, ok, e questo è importante, per questo anche il numero di WhatsApp, può scrivere attraverso Messenger, nella pagina di Facebook, e le ragazze vi daranno poi le link diretto, fondamentalmente. Sì, dice, sì, vi assistiamo. Il numero di WhatsApp sulla c'è anche sulla pagina, pardon. Sulla pagina, quindi potete aprire una chat diretta con il nostro team di assistenza clienti e loro vi aiuteranno, insomma, nell'iscrivervi. Ecco. Luca scrive: solo cose belle da Bologna. Fantastico Luca, ti vedo, ti aspetto nella masterclass, iscriviti. Eccolo qua, poi scritto qua Lolle Latina, iscriviti. Ah, si stanno taggando, fantastico. Ecco, se avete qualche collega che ha un negozio di abbigliamento e pensate che questa masterclass possa esserle utile, beh, taggatela tranquillamente, certo. Così la invitate, nessun problema. Rossa scrive: già iscritta, molto bene, ok, dice Katia. Perfetto. Marina dice: ciao Marisa. Ok, Gloria, abbiamo risposto. Okay. Continua a taggare, fantastico, fantastico per il tag. Caterina Donato: ciao Caterina, come stai? Ti aspetto nella masterclass, sono arrivata in ritardo, come devo iscrivermi? Simona, molto semplice, www.masterclassvisualacademy.com. esatto, abbiamo messo anche il link nei commenti, se non la trovassi nei commenti, perché magari ce ne sono tanti, segui l'indirizzo, qui puoi, sì, iscriverti tranquilla. L'iscrizione è gratuita, vi ripetiamo, la sala però è piccola, sono solo 250 posti, quindi fatelo il prima possibile, perché se ci seguite, insomma, ci dispiacerebbe che rimanete fuori, insomma, questo. Quindi passiamo al secondo punto. Non trovo il link per iscrivermi, vuoi ricondividerlo di nuovo? Ricondivido il link. Così almeno ci siamo. Ilenia, eccomi in ritardo, vi ascolterò dopo, nessun problema Ilenia. Per trovare il link scorrete in alto nei commenti, fantastico. Non so se lo puoi taggare, no, forse non posso taggarlo, non lo puoi marcare in alto. No.
ci consultiamo. No, perché... da qui no, posso farlo poi al termine della diretta direttamente da Facebook, ma da qua non posso. Corradina, farlo. Ciao a tutti, anch'io in ritardo, non ti preoccupare Corradina. Chi è già nella Visual Academy riceverete il link per partecipare al webinar direttamente nel nostro gruppo di Telegram, quindi non vi preoccupate, chi è già dentro la Visual Academy. Fatto ma non lo trovo, dice Caterina Donato. Dunque, una volta che ti iscrivi, metti i tuoi dati, ti arriverà poi una mail. Attenzione, la mail arriva quasi sempre nella cartella di promozione, abbiamo verificato stamattina. Sì. Promozione, verificate lì, vedete che la trovate senza problemi, ok? Guarda, devi, perché non è rimasto in memoria il link, quindi... Ok, eccolo qua, selezioniamo, copia, okay. E poi vai. Perfetto. Anch'io non lo trovo, dice Gloria. Ok, scorrete su, ragazze, lo trovate. Sicuramente lo rimetteranno. Esatto, okay, Katia. Sì, hai messo? Ora l'ho messo, certo, lo trovate. E poi, come vi dicevamo, appunto, se non riuscite a trovare il link, www.masterclassvisualacademy.com. Lo vedete in sovraimpressione. Fate una screenshotata e vi scrivete tranquillamente. Anch'io non lo trovo. Ok, grazie mille. Ok, la trovate in tempo reale. Fantastico. Lolley, se non lo trovo. Io adesso l'ho rimesso, il condiviso, link, perfetto, quindi perfetto. Lo trovate, poi al termine della diretta marcheremo in alto il link e comunque appunto su www.masterclassvisualacademy.com potete iscrivervi. Saranno due orette, ragazze, veramente intense, stiamo preparando un sacco di materiale perché vogliamo che uscite da queste due ore con le idee chiare. Ok, giustamente poi l'azione dipenderà poi da voi, nel certo. Senso che noi vi mettiamo lì il piano, quello che sta funzionando adesso, una mappa precisa di quello che dovete fare se in questo momento i clienti scarseggiano oppure entrano ma non comprano. Certo, diciamo che la difficoltà più grande per il negoziante è proprio avere un metodo, capire quali sono i passaggi per attrarre il cliente nel proprio negozio, per vendere a questo cliente, per fidelizzarlo. È proprio per questo che noi della Visual Academy abbiamo definito un metodo preciso fatto da step che, se seguiti, vi permetteranno di fare proprio queste tre azioni, cioè di attrarre il vostro cliente in negozio, di vendere e poi di fidelizzare il cliente. Lucia è iscritta, fantastico Lucia, ci vediamo il 27. Fantastico. nel webinar nella masterclass, perché webinar ormai è una parolaccia, no? Perché è troppo sfruttata, insomma, quindi non ci piace. Saranno comunque due ore, la lezione dura due ore, abbiamo un sacco di come si dice, di materiale da farvi vedere, quindi bravissima Lucia. Cristina fa gli applausi, wow, fatto, grazie Caterina, molto bene, ciao, grazie mille, perfetto. Quindi abbiamo detto, prima cosa, torniamo all'argomento. Sì, la prima cosa, abbiamo detto che dobbiamo identificare il nostro nemico, dobbiamo capire chi è, di che pasta è fatto, insomma, distinguendo tra concorrenza diretta e indiretta. Secondo punto, dimenticavo, qua aggiungevo soltanto, se aggiungo sul discorso del nemico, cercate anche di curiosare, cioè oggi siamo nell'era dell'informazione, quindi andare a verificare che cosa sta facendo questo mio concorrente diretto, cioè come sta vendendo, sta facendo le dirette, sta facendo, certo. Come attrae i clienti, magari fa delle, noi pensiamo, consigliamo un sacco quello che funziona molto bene anche per i negozi di abbigliamento, e questa come lo chiamiamo noi, quella lì con le fotografie, con tutto il lookbook, non mi ricordavo il nome tecnico, il lookbook che consigliamo ai nostri clienti, cioè ovvero quello di preparare in PDF una serie di fotografie con il prezzo, cioè un mini catalogo virtuale in modo che il cliente possa scaricarselo in cambio del suo numero di WhatsApp per poi comunicare con lui, è una strategia molto potente. Se non lo sta facendo il vostro concorrente, dovete farlo il prima possibile. Il live shopping lo stanno facendo o non lo stanno facendo? Leggere anche magari i commenti dei clienti, che cosa pensano di questo concorrente qui, sono soddisfatti, di cosa si lamentano, perché se per assurdo si lamentano che non c'è mai la taglia, no, per assurdo, che loro stanno cercando, beh, potrebbe essere un argomento che voi potete utilizzare, certo, per creare una controinformazione e attrarre clientela che invece vuole avere un vasto assortimento, insomma. Faccio un piccolo inciso perché c'è una domanda, posso iscrivermi anche se ho un'erboristeria? Sì, alla masterclass puoi iscriverti, certo, anche se certo. Hai un'erboristeria, noi siamo specializzati in negozi di abbigliamento, questo lo diciamo perché, certo, perché è così, ok? Però è chiaro che il marketing, se hai una buona fantasia, cioè una elasticità mentale buona, puoi adattare tutto quello che noi insegniamo anche nel tuo negozio, ovviamente. Ad esempio, noi questa strategia, questo sistema che utilizziamo per i nostri studenti è quella che utilizziamo anche noi, ok? Che
siamo nel mondo dell'informazione, certo. che vendiamo informazione, quindi questo sì, assolutamente. Passiamo al secondo punto. Secondo punto, dopo aver studiato e conosciuto il mio nemico, vado su puntare sui clienti migliori. Esatto. Cioè, che cosa vuol dire? Che devo fare anche un'analisi del mio cliente, capire chi è il mio cliente target, quello che acquista da me più frequentemente. Devo capire se questo cliente, fondamentalmente posso identificare due tipi di clienti, ovvero il cliente alto spendente, quello che viene da me una volta ogni tanto ma ha uno scontrino medio molto alto e che quindi mi lascia, mi fa fare la settimana, come si suol dire, oppure quel cliente che non ha uno scontrino medio alto ma acquista frequentemente, fa acquisti ricorrenti. Ecco, devo capire bene quali sono le caratteristiche di questi due clienti, perché mi devo focalizzare su questa tipologia di clienti, giusto Arturo? Esattamente, cioè, dovete sapere che non tutti i clienti sono uguali, no? Anche se c'è la credenza, no, che tutti i clienti sono uguali, tratto i miei clienti tutti uguali, è bello da dirsi, ma chi ha un negozio sa benissimo che un cliente non pesa uguale a un altro. Cioè, un cliente che viene da me e spende, non so, penso sarete d'accordo con me, entra in negozio e mi spende, non so, 500 euro a botta, come si dice, beh, è un cliente di un certo tipo, non il cliente che magari entra solo quando c'è un'offerta. Quindi non tutti i clienti sono uguali. Se voglio smarcarmi dalla concorrenza, il avere molta molta attenzione su quella tipologia di clienti, quelli alto spendenti, mi permette di capire prima di tutto perché comprano da me. Cioè, cos'è che fa che questi clienti scelgano il mio negozio e non la concorrenza? Quindi entrare un po' nella dinamica di capire qual è quel differenziale, quel valore aggiunto che magari io come negoziante non percepisco, perché certo, sono vivo in negozio praticamente, ma che il cliente là fuori inizia, magari un marchio, non so, hai preso magari un certo tipo di prodotto specifico con uno stile specifico e ti rendi conto che quel prodotto lì piace di più rispetto agli, certo, altri. Quindi tutta questa informazione mi permette anche di capire se, come posso far attrarre più clientela come loro. Sì, o ad esempio magari sto dando un servizio che i miei clienti stanno apprezzando molto e che la concorrenza non dà, beh allora diciamo sviluppare la mia comunicazione su quel determinato servizio che io offro è un valore aggiunto che mi permette di attrarre clienti proprio come quelli che già ho e che sono i miei migliori clienti, perché noi quello che vogliamo è attrarre clienti migliori, cioè clienti che siano disposti ad acquistare più e più volte con uno scontrino medio alto. E vi renderete conto che i clienti migliori alla fine comprano molto spesso da un negozio non tanto per il prodotto in sé quanto per l'attenzione che gli date, certo, cioè questa attenzione molto molto personalizzata, insomma, e tutti i servizi aggiunti che ci sono, cioè quei servizi satellite che fa in modo che il cliente si senta speciale, no? Quindi magari gli date il servizio di sartoria, gli fate la consulenza di armocromia, sapete consigliare bene o create degli abbinamenti fantastici, ok? Cioè il cliente sceglie spesso per quello, non tanto per il prezzo basso, certo. Ecco, questa è una cosa che tratteremo anche nella masterclass, perché molti negozianti di abbigliamento sono convinti davvero che le persone scelgano soltanto i negozi in base ai prezzi. E non è vero, ok? Se fosse vero non ci sarebbero tutti i marchi di lusso, ok, che sono sempre sold out, perché la gente non cerca sempre solo il prezzo basso, cerca altri valori. Ecco perché dobbiamo focalizzare su questa tipologia di clienti. E terzo punto, ma prima di entrare al terzo punto leggo un paio di messaggi. Sì, anch'io. Gloria scrive: mi sono iscritta, fantastico. Gloria, ci vediamo nella masterclass. Lole dice: iscritta, molto bene. Anna Cristalli dice: iscritta, fantastico, ci vediamo della masterclass. Ok. Laura, anche lei scrive: iscritta, molto bene. Poi c'era qui Ros Alba, Lari ha fatto, molto bene, ci vediamo nella masterclass, fantastico, lunedì 27. Lucia è iscritta, molto bene. Fatto, grazie mille. Nike anche lì, ciao Fatto, grazie mille, ci vediamo nella masterclass. Bene, bene. Io guardavo se c'era qualche domanda, ci chiedevano solo di alzare un po' l'audio perché dicono che si sente un po' basso, quindi ho alzato un po' l'audio, dovrebbe essere a posto adesso. Lo dico apertamente, fare una diretta su due piattaforme è un casino. Ecco.
è un casino, però stiamo sperimentando, perché esattamente come voi, anche noi sperimentiamo, cercando sempre di capire come possiamo migliorare la comunicazione, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì, anche perché ci sembra molto importante testare quelle che poi sono le strategie che passiamo a voi, quindi soprattutto quando si parla di nuove strategie, beh, noi siamo in continua evoluzione, in continua analisi di tutte quelle che sono le nuove strategie, proprio perché ci piace prima di dirvi ok, questa strategia funziona, e passarvela solo quando l'abbiamo testata noi, l'abbiamo passata ad altri negozianti e siamo sicuri che quella strategia funziona. Ad esempio, abbiamo iniziato adesso a lavorare anche sulla piattaforma TikTok, che non è la piattaforma adatta, no, per il tipo di prodotto o servizio che vendiamo noi, però è una piattaforma in questo momento in grande crescita, quindi vogliamo capire un po' quali sono le tipologie dei contenuti, la durabilità dei contenuti che generano. E adesso con i nostri studenti nelle prossime settimane andremo a condividere un pochino, sì, un resoconto, sì, di quello che ci ha funzionato, anche perché sapete benissimo che le piattaforme cambiano costantemente, no? Sì. E non possiamo aspettare di arrivare al momento in cui dobbiamo essere obbligati a cambiare, dobbiamo essere attenti, quindi il nostro lavoro anche in parte è quella di supervisionare, no? Di creare un pochino queste esperienze qua. Molto bene. Sì, quindi se c'è qualche nostro studente che ci sta guardando, sappiate che nelle prossime settimane, insomma, vi faremo un report attento sull'utilizzo di TikTok. Gloria scrive: mi sono iscritta adesso. Fantastico, Gloria, ci vediamo il 27. E numero 3, la terza strategia per poter sbaragliare la concorrenza è promozione strategiche. Sì. E qui è bene fare una grande differenza, no, Cassandra? Sì, sì, allora vogliamo parlare di promozioni strategiche, perché spesso quando parliamo di promozioni vi viene subito in mente lo sconto in maniera spropositata, quindi il fatto di dover essere sempre in una condizione di scontistica, che chi ha un negozio di abbigliamento chiaramente piace poco. Perché? Perché si vede risicare i suoi margini. Certo. In realtà, quando parliamo di promozioni strategiche, non vi diamo come principio lo stesso principio della scontistica smisurata, ma quando parliamo di promozioni strategiche parliamo di creare un gancio, un modo per attrarre il nostro cliente e farlo attraverso tutta una serie di azioni che lo facciano sentire in qualche modo invogliato, sia se parliamo di nuovi clienti, sia se parliamo di clienti fidelizzati. Cosa voglio dire? Voglio dire che fondamentalmente, come vi dicevo prima, il cliente è preso da mille cose e spesso dobbiamo ricordargli continuamente della nostra esistenza, del fatto che il nostro negozio c'è, che è lì per lui, e dobbiamo dargli quella sorta di incentivo per far sì che il nostro cliente decida di venire da noi e non dalla concorrenza. Ma questo non significa dover fare sempre continuamente sconti, con rilanciando con percentuali sempre più alte e vedendo abbassare i propri margini, perché questo sarebbe un atteggiamento suicida che noi non vogliamo assolutamente. Quello che vogliamo è incentivare il cliente, quindi o attraverso l'omaggio o attraverso la creazione di eventi che lo invitino a partecipare a quell'evento, ad esempio per la nuova collezione, oppure la scorsa settimana parlavamo di eventi come ad esempio un evento che sia collegato all'estate, ai colori, e che inviti il cliente a venire a festeggiare una festa d'estate, ad esempio la festa dei colori per chi ha un negozio di abbigliamento per bambini, la festa dei colori dove noi omaggiamo ai nostri clienti magari una piccola scatola di pastelli. Beh, può essere quello l'incentivo per far venire il cliente, scegliere, far sì che il cliente scelga noi piuttosto che la concorrenza. E poi nella nostra pianificazione di strategie e incentivi al cliente ci può stare anche quella promozione in cui magari faccio il 10% di sconto, però in che modo, in che ottica? Beh, vado a fare un'analisi del magazzino, vado a vedere se ho prodotti bloccati, capi bloccati, e su quei capi selezionati faccio una percentuale di sconto. Perché? Perché comunque so che se dall'inizio della collezione fino adesso quel determinato capo non è stato venduto, beh, a quel punto dovrò andarlo a svendere i saldi. Allora, piuttosto che svenderlo nei saldi, beh, ci costruisco su una bella promozione che inviti il cliente a venire nel mio negozio che gli permetta non solo di acquistare quel capo in promozione, ma soprattutto di venire in negozio, perché una volta che il cliente è in negozio, beh, scatteranno tutte quelle
strategie di vendita e visual e tecniche che mi permetteranno di far sì che il mio cliente acquisti di più, aumentando il suo scontrino medio. Diciamo che le persone non comprano, c'è una frase che dice, no, nel marketing si dice le persone non comprano prodotti, le persone comprano offerte. Ok? Ed è vero, cioè anche voi stesse, no? Quando dovete fare la spesa, molte volte la scelta del supermercato è dettata dalla promozione che magari avete visto nel volantino, no? Ma perché così? Cioè siamo tutti quanti attratti dalle offerte. Ecco perché è importantissimo, magari potremmo fare anche una diretta flash su questo argomento qua delle offerte, perché offerta è un concetto, cioè semplicemente il fatto che il cliente, guardando un'offerta, scelga di venire da te, no? Si alzi dal divano, come diciamo noi, no? E vada a fare un'ispezione, quantomeno, a guardare il prodotto, a curiosare, non per forza a comprare, no? Perché finalmente compri, ci deve essere poi una serie altre di leve emozionali, ma quantomeno di attrarre la sua attenzione. Cioè, questo è l'obiettivo dell'offerta. Offerta che, come dice Cassandra, non per forza deve essere incentrata nello sconto del 50% come nel Black Friday, ok? Ma con mille altri motivi. Certo. No? Per cui è importante capire questo, che quando si parla di promozione strategica si parla di questo, cioè dare il motivo al cliente perché ci dia la sua attenzione e non vada alla concorrenza. Questo come concetto principale. Molto bene, molto bene. Vi lasciamo quindi con questa testimonianza e ci vediamo lunedì 27. Giovedì faremo la prossima diretta flash. Sì, una diretta flash straordinaria. Con un'altra tematica di marketing. Quindi giovedì sempre verso le 14 ci vediamo, sempre per incentivare un po' l'iscrizione a questa masterclass, insomma. Quindi vi lasciamo queste testimonianze e vi ricordiamo, ci vediamo lunedì 27. Sì, per la masterclass. Per la masterclass. Perfetto. Vediamo un po' qua se riesco, sì, a trovarla. Eccolo qua. Vamos. Buongiorno, sono Ilaria Gaudina, titolare di Gaudila Kitchen Chic, un piccolo negozio di 16 metri quadri alla vendita, situato in via Lagustena 14 a Genova. Ho conosciuto Cassandra per caso su Facebook un lunedì pomeriggio alle 14 e sono rimasta un po' affezionata agli incontri del lunedì, e pur non avendo particolari problemi in negozio, però ho seguito un loro consiglio riguardo al Black Friday, un evento a cui io non avevo mai voluto aderire perché non credo alle grandi promozioni, non credo ai prezzi bassi, però devo dirvi che sono rimasta strafelice e quindi grazie a questo suggerimento di questi due super ragazzi mi sono iscritta appena hanno aperto le porte di questa Academy, mi ci sono iscritta e suggerisco di farlo anche te. Perché? Perché nessun altro prima mi aveva dato l'occasione di aggiornarmi e finalmente qualcuno ha pensato a dei corsi di aggiornamento, e sostengo che oggi più che mai sia importante aggiornarsi, essere sul pezzo, e che un negozio abbia comunque bisogno di una certa formazione. Quindi Visual Academy, provaci anche tu, perché potrai solo che esserne contento. Visual Academy, provaci. Eccoci qua. Quindi se ci siete ancora, fantastico, iscrivetevi, vi lascio nuovamente il link qui sopra. Eccolo qua. Quindi www.masterclassvisualacademy.com. E ci vediamo lunedì 27. Ci vediamo giovedì con la diretta. Un abbraccio. Un abbraccione, iscrivetevi. Ciao.